Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Allora, in questo video vi farò vedere come realizzare appunto questi pulcini, diciamo che danno l'effetto di essere appunto in un guscio d'uovo. Sono molto carini, molto sfiziosi, li trovo un'idea molto carina per decorare appunto la casa per Pasqua, anche per appunto farci giocare un pochino i bambini. E nulla, la lavorazione come sempre è davvero molto semplice. Io per il becco ho utilizzato del feltro arancione, potete tranquillamente utilizzare della stoffa o del cartoncino arancione, e poi ci ho messo questi occhietti mobili che, come vi dico appunto nel tutorial, li troverete ovunque, in qualsiasi negozio cinese. Vendono un pacchetto, come già vi dissi l'altra volta, una bustina piena come questa, però ovviamente questa è quasi vuota. Una bustina piena io l'ho pagata quindi 70 centesimi, quindi meno di un euro per tanti occhietti. Quindi nulla, ho utilizzato un acrilico numero 3 sia per fare il pulcino sia per realizzare appunto il guscio d'uovo. La lavorazione è davvero molto carina, molto semplice, spero vi piaccia. Nel caso lasciatemi un pollice in su, che mi fa piacere, e ditemi se l'avete se avete provato quindi a realizzarlo. Mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E nulla, vi lascio al tutorial. Allora, per questo progetto ci servirà dell'acrilico giallo, dell'acrilico bianco, entrambi sono numero 3, e ovviamente li vado a lavorare con un uncinetto numero 3. Poi ci serviranno degli occhietti mobili, questi li trovate appunto da qualsiasi negozio cinese, si trovano e costano anche molto poco. Un pezzettino di feltro arancione, ma veramente molto piccolo, perché ci servirà soltanto per fare il becco del nostro pulcino, e potete utilizzare anche un po' di stoffa arancione, quello insomma che avete in casa, o il cartoncino, quello che vi è più comodo. Ovviamente ci servirà dell'imbottitura, un pezzettino di nastrino, io l'ho scelto bianco, le solite forbici, il segnapunti, l'ago da lana e un pochino di colla a caldo, poi vi spiegherò alla fine per cosa ci serve. E nulla, iniziamo subito. Iniziamo a lavorare con il filato giallo, con cui facciamo un anello magico. Dopo aver fatto appunto questo anello magico, all'interno appunto del cerchio magico andiamo a fare 6 maglie basse, per cui la prima, entro e faccio la seconda, entro e faccio la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Nel caso vi possa interessare, che magari non sapete fare il cerchio magico o non avete mai provato a farlo, vi lascio appunto visitare un po' il canale, c'è un video in dove vi spiego come realizzare appunto il cerchio magico. Allora, a questo punto vado a tirare il filo più corto del cerchio magico, stringo il mio lavoro e a questo punto ho ottenuto 6 maglie basse, che sarebbero quelle che abbiamo fatto appunto nel cerchio magico. Vado semplicemente in ognuna delle maglie, entro quindi nella prima, che è sempre la più stretta come vi dico sempre, e all'interno della prima vado a fare un aumento, per cui faccio 2 maglie basse nello stesso punto. Dopo aver fatto il primo aumento, entro nella seconda maglia e faccio un altro aumento, per cui realizzo il mio secondo aumento. Entro nella terza e faccio un altro aumento, e così via finché non ho ottenuto un totale di 6 aumenti. A questo punto ci troviamo con 12 maglie basse. Entriamo quindi nella prima maglia bassa che abbiamo creato e facciamo una maglia bassa. Andiamo a segnarla con il segnapunti e questo sarà appunto l'inizio del nostro giro. Ecco qui. Nella prossima maglia facciamo un aumento, per cui entro nella seconda maglia e faccio 2 maglie basse nello stesso punto. Se riesco ad entrare, perché il problema è che io lavoro molto stretto. Ok, e quindi ho fatto l'aumento. Nella maglia successiva faccio un'altra maglia bassa. Nella maglia successiva faccio un aumento. Per cui, come avete capito, questo giro sarà composto da un'alternanza di una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento, che si ripetono fino alla fine del giro dove c'è il nostro segno. Per il prossimo giro facciamo un giro normale di semplici maglie basse. Quindi entro nella prima, la segno con il mio segnapunti e vado a fare per tutto il giro semplici maglie basse senza aumenti. Quindi in ogni maglia faccio una maglia bassa,
così via per tutto il giro. Per il prossimo giro dovrò fare 2 maglie basse e un aumento a ripetizione per tutto il giro. Quindi faccio la prima maglia, la vado a segnare, faccio successivamente una seconda maglia bassa e poi faccio l'aumento. Quindi questo giro sarà composto da 2 maglie basse e un aumento che si alterneranno per tutto il giro. Per i prossimi 2 giri andiamo a fare semplicemente delle maglie basse, per cui inizio il mio primo giro e vado a fare delle semplici maglie basse senza nessun tipo di aumento, quindi 2 giri completi di sole maglie basse. Dopo aver fatto questi 2 giri di maglie normali, di maglie semplici, andiamo a fare quindi in questo giro, nel prossimo, andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento da ripetere per tutto il giro. Quindi faccio la prima, nella prossima maglia faccio la seconda, nella prossima maglia faccio la terza maglia bassa e nella prossima faccio quindi l'aumento. Quindi 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento da ripetere per tutto il giro. Arrivati a questo punto dobbiamo fare a partire per i prossimi 7 giri delle semplici maglie basse, giri di maglie basse senza aumenti, per un totale di 7 giri. Quindi 7 giri dove in ogni maglia di base facciamo una semplice maglia bassa, quindi senza nessun tipo di aumento. Dopo aver fatto quindi i 7 giri di maglie basse, andiamo a fare il prossimo giro e facciamo la prima maglia bassa e la segniamo con il segnapunti. Faccio una seconda maglia bassa nella maglia successiva, una terza nella maglia successiva, dopodiché vado a fare una diminuzione. Ve la faccio vedere di nuovo come si fa. Invece di entrare all'interno delle due asole, come facciamo solitamente quando facciamo una maglia bassa o quel che sia, prendo soltanto le costine davanti di tutti e 2 i punti successivi, per cui realizzo una maglia bassa. Per cui questo giro sarà composto da 3 maglie basse e una diminuzione da ripetere per tutto il giro. Per il prossimo giro invece andiamo a fare solo 2 maglie basse e una diminuzione, per cui dopo aver fatto la prima la vado come sempre a segnare con il mio segnapunti, nella successiva faccio la seconda, dopodiché faccio la diminuzione, per cui filo davanti e faccio una maglia bassa. Per cui per tutto il giro 2 maglie basse e una diminuzione da ripetersi fino alla fine. Prossimo giro sarà composto da una maglia bassa che andiamo quindi a segnare, che è la nostra prima maglia bassa del giro, e andiamo a fare la diminuzione. Filo davanti e faccio la diminuzione, per cui questo giro si alterneranno una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Finito anche questo giro vado leggermente a tirare ma non a tagliare e vado ad imbottire la mia lavorazione. Una volta imbottita la mia lavorazione riprendo ad inserire il mio uncinetto nel filo e adesso per questo giro dovrò fare 6 diminuzioni consecutive, quindi vado nella prima e faccio filo davanti e faccio la mia prima diminuzione, filo davanti e faccio la mia seconda diminuzione, ancora filo davanti e faccio la mia terza diminuzione e così via finché non ho ottenuto 6 diminuzioni consecutive. Una volta fatte le mie 6 diminuzioni vado a tirare il filo, lo vado quindi a tagliare, lo inserisco nel filo nell'ago da lana, chiudo questo piccolo buchetto che mi è rimasto con qualche punto e nascondo il filo nella lavorazione e abbiamo finito il nostro ovetto. Passiamo quindi a lavorare adesso con il filato bianco con cui facciamo un anello magico. Eccoci qui. Una volta fatto all'interno dobbiamo fare di questo cerchio magico 6 maglie basse, per cui la prima, la seconda e così via fino a 6. Fatte le 6 maglie basse vado a tirare il filo più corto del mio cerchio magico e lo stringo. Quindi entro, abbiamo quindi 6 maglie basse ed entro quindi nella prima che abbiamo creato, che come dicevo prima e come vi dico sempre è la più stretta, ecco qua.
vediamo se mette a fuoco, ecco, entro in questa maglia e faccio un aumento, quindi due maglie basse nello stesso punto, entro nella prossima maglia e faccio un altro aumento, per cui devo fare un totale di 6 aumenti. Una volta fatti i 6 aumenti, entro nella prossima maglia e faccio una maglia bassa e la vado quindi a segnare con il segnapunti, ecco qui. Nella prossima faccio un aumento, per cui entro e faccio due punti bassi, due maglie basse nello stesso punto. Nel punto successivo entro e faccio una maglia bassa. Nel punto successivo ancora faccio un aumento, per cui questo giro sarà un'alternanza di una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro. Il prossimo giro andrà fatto con due maglie basse e un aumento, però con la differenza che questa volta l'andiamo a fare in costa retro, cioè non prendendo tutte e due le asole ma semplicemente quella di dietro, per cui entro nell'asola di dietro e faccio la mia maglia bassa normalmente. E la vado quindi a segnare perché è la mia prima di questo giro. Questo giro sarà quindi tutto in costa retro. Nel prossimo punto vado a fare un'altra maglia bassa sempre in costa retro. Nel prossimo punto vado a fare sempre in costa retro, vado a fare un aumento. Continuo ancora così prendendo solo il filo di dietro. Entro e faccio la prima maglia bassa. Entro nella successiva e faccio la seconda maglia bassa e sempre prendendo il filo dietro nella terza maglia vado a fare quindi un aumento, lavorando tutto il giro quindi in costa retro. Fate questo per tutto il giro. Prossimo giro andiamo a fare delle semplici maglie basse, quindi cominciamo di nuovo a lavorare normalmente nelle maglie, segno la prima e faccio semplicemente delle maglie basse. Vedete, entro normalmente e faccio maglie basse, una per ogni maglia, quindi senza nessun tipo di aumento, e devo fare tre giri in questo modo di semplici maglie basse senza aumenti. Per fare l'ultimo giro andiamo a fare nella prima maglia appunto di questo giro andiamo a fare tre maglie basse nello stesso punto, quindi una nello stesso punto, entro e faccio la seconda, entro nello stesso punto e faccio la terza, la vado un attimino a segnare, dopodiché nella prossima maglia vado a fare una maglia bassissima, ecco qui. Prossimo punto ancora, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto, la prima, la seconda e la terza nello stesso punto. Nella prossima maglia vado a fare una maglia bassissima. Ed ecco qua. Continuo così per tutto il giro, per cui ve lo faccio rivedere. Allora, entro nel prossimo punto, faccio, vediamo se mette a fuoco, ecco. Entro e faccio la prima maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio una seconda maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio una terza maglia bassa, dopodiché nel prossimo punto faccio una maglia bassissima, in questo modo, ecco qua. Rifate questo per tutto il giro, per cui nel prossimo punto fate 3 maglie basse nello stesso punto, nel prossimo una maglia bassissima e così via per tutto il giro. Una volta fatta l'ultima maglia bassissima andiamo a tirare il filo, lo tagliamo, lo infiliamo nell'ago da lana e lo andiamo un attimino a nascondere nella lavorazione. Quindi abbiamo finito le nostre due lavorazioni principali, con il nastrino ho fatto un piccolo fiocchetto molto piccolino, quindi non ci resta che scaldare la nostra pistola di colla a caldo e andare ad incollare tutto. Prendiamo il nostro guscio, ci andiamo a mettere un bel po' di colla a caldo. Ci posizioniamo.
Ed ecco qui, ho incollato appunto gli occhietti, con il feltro arancione ho fatto appunto un triangolo per fare il becco e questa è la lavorazione finita. A me piace tanto, spero che il tutorial sia stato chiaro e come avete visto è molto semplice. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.